Siamo con Marlo Jant, votato miglior giocatore di questa infinita sfida contro Cisterna, una rimonta che finisce bene per la Lube, che agguanta anche il terzo posto in classifica. Diciamo, sì, è finita bene, abbiamo iniziato un po' moci, ma alla fine ce l'abbiamo cavato e si è visto il risultato di ogni allenamento e sono contento di aver vinto in casa. Una vittoria che ci voleva anche per questo pubblico che è sempre vicino a voi. Diciamo che questo merito loro, diciamo. E niente, adesso si riparte, andiamo per la Champions, poi di nuovo qua contro Piacenza, se non sbaglio, per lì giocarsi anche il terzo posto, perché loro sono forti, ma noi siamo fiduciosi di noi. Grazie, grazie a Marlo Jant. Ancora. Non l'avevamo fatto prima. Apposta, sì, non è andato. Ah, ma non è andato del... Stiamo lavorando. Non l'abbiamo fatto prima, lui c'era, ma non è andato in onda. Quindi è mancato... Adesso gli hai già... Hai compensato. L'MVP, la Lega lo vuole. Questi sanno che devono venire a fare l'intervista. Eccolo, pronti. Grazie, via. Sprecato. Perché sprecato? Per la panchina. Ma Nicola mica... Noi siamo pronti. No, no. Pronti, rimango in attesa del countdown. Guillermo Frasca, si guarda il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto in questi casi? Una 2,5 giocati alla grande e poi? No, adesso lo guardiamo mezzo vuoto perché è vero che fa male. Abbiamo fatto, come dici te, su tutti e due i primi set a un livello molto importante. Secondo me non che loro hanno giocato male, sino che noi abbiamo veramente spinto, giocato bene in attacco, bravi... Buone scelte in attacco, pochi errori. Dopo è entrato Gian in partita e secondo me lui è stato un po' quello che ha cambiato la dinamica. È stato fantastico in attacco, ha riuscito a rompere la nostra sessione. Dopo anche la Gungia l'ha approfittato e siamo entrati un po' in crisi in questo aspetto qua. La sessione l'abbiamo sofferto tutta la finale della partita. La palla si è staccata parecchio e là abbiamo fatto molta più fatica. Comunque... diciamo che il bicchiere è mezzo pieno e che stiamo raggiungendo un livello di giochi molto importante. Non è scontato con una squadra come la nostra, secondo me continuiamo a crescere, crediamo in questo progetto, speriamo che continui anche per l'anno prossimo, secondo me possiamo crescere e avere belle soddisfazioni, diciamo, a lungo mezzo termine, perché crescono molto i ragazzi e fanno un bel lavoro. Grazie, grazie a Guillermo Falasca.